Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene ragazzi, prima di iniziare, pollice su e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Condividete il video sui social. Bene, questa è una serie di video che faccio perché, come promesso, vi terrò aggiornati passo passo su quello che sarà il calciomercato del Pisa. Bene, detto questo, andiamo a vedere qual è la situazione in casa Pisa. Allora, il calciomercato si è avviato, no? Quindi già da 3 giorni. Bene, allora la società tanto ha detto che presenterà, quindi farà le presentazioni ufficiali il 6 luglio per quanto riguarda DS Kolarov e il 10 di luglio per quanto riguarda Aquilani, il mister, il nuovo mister. Bene, per quanto riguarda il ritiro, Rovetta dal 12 al 28 luglio. Queste sono le date. Andiamo a vedere adesso cosa sta succedendo per quanto riguarda i calciatori in uscita e in entrata. Allora, in uscita abbiamo Lucca, no? Quindi Lucca è andato all'Udinese, 1 milione, e poi 8 per il riscatto. Questo è quello che l'Udinese ha sborsato fino adesso, quindi 1 milione. Bene, quindi Lucca è accasato in quel di Udine. Poi Cisco al Sud Tirol, Sussi e Di Quinzio fuori a Fiorenzuola in prestito, quindi Touré sembra indirizzato verso il Genoa. Beruato Bologna, Empoli, quindi se lo stanno contendendo. Sibilli in partenza, anche Sibilli, Palermo o Venezia. Ancora non è chiaro, perché noi dal Palermo dovremmo prendere Soleri, in teoria. Così sembra, però il Palermo vorrebbe in cambio Sibilli. Quindi è una trattativa in corso, diciamo così. Modena è sulle tracce di Hermansson. L'incertezza è per Torregrossa. Questi sono i calciatori in partenza. Poi, per quanto riguarda le entrate, abbiamo detto prima, quindi Soleri dal Palermo. E poi, non lo so, Marco D'Alessandro si dice in uscita dal Monza, quindi D'Alessandro. Questo è, diciamo così, il quadro nelle prime battute di calciomercato. Questo è. Poi sì, c'è qualche nome dalla Juve, nella Next Generation, quindi giovani freschi proprio, Giovanni Barbieri e Serzanti. E poi sembra una nuova trattativa per Marutan Galatasaray. Questo mi ha preso un po' di contropiede, diciamo così, ma questo sembra la società è intenzionata a vedere di accaparrarsi Marutan. Bene, io direi bene per quanto riguarda Marutan. Per il resto non lo so, adesso andremo a Rovetta, ma questi sono i nomi così, insomma, in uscita. L'entrata c'è poco e niente. Anche se hanno detto che adesso daranno un'accelerata, non lo so che tipo di accelerata, ma io credo che non si risolverà niente in questo mese, o meglio, io credo che prima della fine di Rovetta Aquilani deve prendere ancora conoscenza, insomma, della situazione, dei giocatori che abbiamo in rosa ancora, che ne abbiamo ancora tanti, a partire dal centrocampo, quindi Nagy, ma io credo che Nagy penso che non sia in discussione, poi non lo so, Marin, poi vabbè, la difesa è diventata anche le verbe, quindi vedremo, io a me non mi dispiace se rimane, ma. E poi abbiamo, insomma, le punte, non so, gli Ozzi, Moreo, è ancora un punto interrogativo, e poi Fratelli Tramoni, quindi abbiamo ancora, insomma, una rosa che, insomma, tutto rispetto, vediamo quali saranno le intenzioni di Aquilani, ma questo io credo che lo vedremo soltanto alla fine di Rovetta. Non credo che, e quindi si va ad agosto, si scavalca il mese di luglio e si va ad agosto. Questo è quanto, insomma,
i tifosi devono avere pazienza. Questo è il discorso, insomma, queste sono le intenzioni societarie per quanto riguarda le uscite, quelle proprio, diciamo così, nel breve periodo. Nel lungo periodo non si sa, e non si sa le entrate sono chiacchiericci, a parte Marco D'Alessandro dal Monza, che sembra insomma una strada giusta, ma poi per il resto sono chiacchiere, insomma, ecco, sono chiacchiere da corridoio, da bar. Ancora dobbiamo vedere. Questo è, diciamo, l'anticipo della, diciamo così, di questo calcio mercato. Beh, le date le ho dette, quindi Rovetta, ripeto, 12-28 luglio, poi presentazione di Kolarov, quindi il 6 luglio, e il 10 luglio la presentazione ufficiale di Aquilani. Bene, io non aggiungo altro perché non c'è altro da aggiungere. Questo è un primo video, una serie di video che farò per tenervi, diciamo così, aggiornati sulla situazione calcio mercato. Tanti mi hanno chiesto l'abbonamento, ancora non si sa niente, eh. Sembra qualcosina verrà ritoccato, ma non si sa ancora niente. Quindi aspettiamo ancora, vedremo le intenzioni societarie per quanto riguarda gli abbonamenti, e vedremo le intenzioni societarie per quanto riguarda le entrate più che altro, e poi ci saranno le uscite a stabilire, insomma, le uscite in questi nomi che ho fatto e ho detto. Bene, io per questo video la finire qua. Mi raccomando, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e commentate, perché il commento è importante, importantissimo, insomma. Bene, che dire più? Io vi ricordo una cosa: il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima!